Ciao, sono Marco Valerio Ricci, creatore del modello di coaching di Cult Yourself per aiutare le persone a uscire dall'ipnosi collettiva. Nel video post precedente ti stavo parlando della storia della programmazione neurolinguistica ed eravamo arrivati al momento in cui Frank Puccellik introduce a Richard Bandler John Grinder. John Grinder che poi sarà il co-creatore insieme a Richard Bandler della programmazione neurolinguistica. Ora, se ci pensi, sembra già un controsenso, come Richard Bandler stava lavorando con Frank Puccellik e Bandler e Grinder sono i co-creatori, come mai? In realtà perché all'epoca la programmazione neurolinguistica ancora non si chiamava PNL, o anzi NLP all'americana, come è giusto che venga chiamata, Neuro Linguistic Programming. Perché all'epoca si chiamava META, cioè ciò che loro facevano, e molti degli istituti iniziali di PNL ancora hanno il nome di META qualche cosa. Ciò che loro facevano era andare al di là della struttura superficiale delle cose, andando in profondità nella struttura più profonda, una struttura interiore, interna, quella che era generata dall'insieme delle esperienze che arrivano dall'esterno insieme a tutti i filtri, le esperienze interne, i processi interni che permettono di elaborarle. Ora, Frank Puccellik invita John Grinder a uno dei corsi che Puccellik e Bandler tengono e Grinder rifiuta. Per circa un anno a volte Puccellik, a volte Bandler invitano Grinder. Grinder risponde sempre: sì, mi interessa molto, voglio capire di più di quello che fate, e però poi non va mai, finché un giorno arriva, va e decide come professore di sponsorizzare presso il college il lavoro che in particolare Richard Bandler stava facendo. A quel punto inizia una collaborazione fatta di quelli che vengono chiamati The Wild Days, i giorni selvaggi, i giorni in un certo senso folli, dove Bandler e Grinder in particolare davano alle varie persone che li seguivano nei vari corsi, in giro per l'università, per il campus, ma che piano piano iniziano ad essere anche portati all'esterno, i compiti più strani per testare ciò che avviene a loro in mente. E in questo ambito si avvicinano i vari Robert Diels, David Gordon e così via, personaggi che nel tempo Stephen Gilligan diventeranno molto famosi nel campo della PNL. Si avvicina anche quella che diventerà per brevissimo tempo la moglie di Bandler, Leslie Cameron. Ma il nome programmazione neurolinguistica comparirà solo intorno al 1977, nel quarto libro di programmazione neurolinguistica mai pubblicato, tra l'altro un libro che non è mai stato pubblicato in italiano, che è I modelli della tecnica ipnotica di Milton Erickson, volume 2. Nella bibliografia compare per la prima volta il termine programmazione neurolinguistica NLP, libro ancora da pubblicare. Bene, spero di aver soddisfatto la curiosità della persona che mi ha chiesto un po' di storia della PNL. Sappi che la storia della PNL è sicuramente affascinante, abbastanza controversa, un po' persa nella leggenda, come molte cose che vogliono in qualche modo emergere, che ci sono aspetti che possono piacere maggiormente, aspetti che magari possono essere più contestabili e contestati. Il mio intento, la mia idea è quella che fondamentalmente ogni strumento sia uno strumento. Non c'è una religione, non c'è qualche cosa in cui credere. Quando qualcuno mi chiede: credi nella PNL? Assolutamente no. Credo nel potenziale umano, credo nella tua capacità di essere padrone della tua vita e di diventare la persona che vuoi diventare. Con questo ti saluto, ti auguro una splendente giornata. Ciao, da Marco Valerio Ricci.